Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento col nostro telegiornale, con la nostra informazione. Cominciamo dalla cronaca. Sarebbe un nordafricano il responsabile dell'aggressione avvenuta in centro a Bologna nella notte tra giovedì e venerdì a danno di un trentenne, prima minacciato con un coltello, poi colpito da un machete che gli ha provocato una profonda ferita al braccio. La polizia indaga per tentato omicidio. Il ferito ha avuto 25 giorni di prognosi. Il giovane, mentre si accingeva a rientrare in casa in compagnia di un amico, aveva appoggiato una borsa per terra. Il nordafricano, approfittando di un momento di distrazione, l'ha presa ed è fuggito. Inseguito dai due, il magrebino ha reagito brandendo un coltello. Poi dalla borsa rubata avrebbe estratto un macete e con un fendente ha colpito il proprietario all'avambraccio. Madre e figlio di 56 e 20 anni sono rimasti lievemente intossicati in un incendio scoppiato la scorsa notte nel loro appartamento al terzo piano di una palazzina dalla periferia di Bologna. Trasportati all'ospedale Sant'Orsola, se la sono cavata con lievi conseguenze. Le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito. Molto danneggiato risulta l'appartamento. Sono 8 i comuni dell'Emilia-Romagna che ieri sono andati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Solo Faenza sarà chiamata al ballottaggio il prossimo 14 giugno. Negli altri 7 comuni è stato nominato al primo colpo il sindaco. Oltre 79.000 gli elettori complessivamente chiamati alle urne, con un'affluenza complessiva del 60,75%. Nel Reggiano poi sono arrivati 4 sì alla fusione di 4 comuni dove si è svolto il referendum consultivo sul progetto di fusione. Vediamo i dettagli in questo servizio. Ci sarà un supplemento di voto per gli elettori faentini degli 8 comuni della nostra regione che ieri sono andati alle urne, oltre 79.000 gli elettori, per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Solo Faenza, infatti, è costretta al ballottaggio tra il sindaco uscente Giovanni Malpezzi, sostenuto dal PD, 11.528 i voti raccolti per un 45,01%, e Gabriele Padovani, esponente di Lega Noda, che ha raccolto 5.211 voti, il 20,34%. Verdetti già ufficializzati invece negli altri 7 comuni. A Bondeno ha vinto il leghista Fabio Bergamini con 4.436 voti. Enrico Salvi, candidato che fa riferimento all'area di centrodestra espressa dalla lista protagonisti del territorio, è il nuovo sindaco di Verghereto con il 54,59%. Nel Parmense a Soragna ha vinto il sindaco uscente Salvatore Iaconi Farina, sostenuto dalla lista civica Continuità, Trasparenza e Impegno, col 44,64% dei voti, pari a 1.160 preferenze. A Fontevivo ha vinto il candidato della Lega Nord Tommaso Fiazza col 30% dei voti, 744, mentre a Varano dei Melegari si è imposto Giuseppe Restiani, lista civica Guardando al Futuro, con 763 voti, il 50,69%. In provincia di Reggio Emilia conferma sindaco per Andrea Costa, PD e SEL, con quasi il 67,20% di consensi, pari a 2.393 voti, a Luzzara, mentre a Canossa ha vinto Luca Bolondi, lista Uniti per Canossa, con il 45,85%, 941 voti. Ovunque in calo l'affluenza, attestatasi dal 60,75%, conti il 76,74% delle precedenti amministrative. Sempre nel Reggiano ieri, cittadini di 4 comuni si sono espressi nel referendum consultivo per la fusione di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Il sì ha raccolto 1.663 voti, pari al 69,90% di chi si è recato alle urne. In pratica quasi 7 cittadini su 10, con punte molto alte a Busana, 89,61% dei sì. E domani, martedì 2 giugno, non è solo il giorno in cui si celebra la festa della Repubblica con iniziative in tutta Italia, nella nostra regione. Domani è anche il giorno in cui si festeggia la giornata verde. E in Emilia-Romagna le 9 province, 2 grandi parchi nazionali, alcune oasi protette e numerosi enti pubblici e privati organizzano oltre 80 tra eventi e proposte turistiche, con l'obiettivo di vivere una giornata nella natura, in un ambiente verdeggiante, a ritmo slow, fra trekking, escursioni sul Po, uscite in bici e in barca, birdwatching, musica e appuntamenti nei castelli.
Sarà il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a chiudere a Lubiana, nella capitale della Slovenia, il percorso internazionale di promozione del Made in Emilia-Romagna a Expo 2015, nonché le opportunità nel territorio per imprenditori, istituzioni, giornalisti, universitari e ricercatori. Quella in Slovenia, in programma domani, è l'ultima tappa di un tour che ha toccato anche New York, Bruxelles, Londra, Lione, Zurigo, Varsavia e Canton. Con il presidente Bonaccini saranno in Slovenia il consorzio Romagna Alimentare, il consorzio Bioexport, il consorzio Parmigiano Reggiano e il consorzio Prosciutto di Parma. Blogger, sportivi, divulgatori, chef, concorsi o premi. Questo e altro ha scandito la presenza di MacFrut a Rimini Wellness per promuovere i consumi di frutta e verdura di qualità e stili di vita e alimentazione più sani. È nato così Fruit and Veg Fantasy Show, un innovativo spazio che MacFrut ha sfruttato anche per promuovere la sua prossima edizione, che sbarcherà a settembre dal 23 al 25 a Rimini, abbandonando la sua storica sede di Cesena. Vediamo il servizio. Questo di fatto per noi è un'anteprima del MacFrut 2015, abbiamo portato 7 aziende di marca che sono interessate ai contatti con il consumatore e in questa cornice molto interessante di Rimini Wellness, che per noi, dicevo, è un'anteprima del MacFrut che si svolgerà sempre a Rimini dal 23 al 25 settembre di quest'anno. Noi abbiamo preso come Cesena Fiera in affitto i padiglioni di Rimini, quindi continueremo Cesena Fiera a organizzare il MacFrut, quindi il know-how sarà quello delle 31 edizioni precedenti, ma il cambio di location ci dà la possibilità di sviluppare tutte le potenzialità che il settore dell'ortofrutta ha, la filiera dell'ortofrutta, perché noi quest'anno vogliamo allargare a 360 gradi proprio il concetto di filiera, quindi non solo la produzione, non solo le macchine, non solo i materiali di confezionamento, ma i servizi, la frutta secca, tutto quello che sta prima della raccolta, quindi tutta la fase di coltivazione, ci sarà la meccanizzazione specializzata, tutta la parte dell'agrochimica, tutte le novità vegetali, soprattutto questo elemento diventerà un elemento distintivo di MacFrut. L'innovazione un agricoltore la deve toccare, quindi ci saranno tutti i costitutori di varietà. Il blog è nato nel 2011 in un momento difficile della mia vita, in cui avevo bisogno di cercare di fare qualcosa che mi occupasse tutti i giorni al di là della normale attività. E mi sono chiesta, beh, potrei fare un food blog, ero stata molto affascinata dalla storia di Julia Child, del suo blogger vista nel film, e così è nato Insalatamente, insalatamente.com, perché insalate, perché era l'unica cosa che io sapevo preparare veramente e che mi aveva sempre affascinato nella mia vita, questa molteplicità d'aspetti dell'insalata che va dalla insalata caprese fino all'insalata di frutta. Così è nato. Unica della nostra regione, Faenza è stata tra le 37 città italiane che hanno ospitato in questo weekend Buongiorno Ceramica, la manifestazione promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, nella quale la comunità di artisti della ceramica, delle terre e dell'argilla ha dato sfogo alla propria creatività e sapienza artigianale. A Faenza c'eravamo anche noi con le nostre telecamere per osservare da vicino il sapiente lavoro delle botteghe artistiche, dalle più moderne a quelle più tradizionali. Allora vediamo com'è andata. Buongiorno Ceramica è una tre giorni, la prima edizione di questa tre giorni dedicata al tema ceramica, quindi ceramica artistica e artigianale soprattutto, in tutta Italia, cioè nelle 37 città di antica tradizione ceramica in cui si continua a produrre ceramica, ovviamente tra tradizione e innovazione, quindi c'è chi continua magari a portare avanti i decori e le forme della, insomma, tradizione storica, e chi invece sperimenta e crea nuovi percorsi artistici. Partiamo da Faenza, in realtà siamo qui perché Faenza ovviamente è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per quello che è la produzione ceramica. Faenza è una delle 37 città di ICC, Associazione Italiana Città di Antica Tradizione Ceramica, e ovviamente partecipa con entusiasmo a questa prima edizione, perché la ceramica per questa città è un, diciamo, punto fondamentale della sua identità culturale, sociale. Io sono di Milano e secondo me no, la ceramica, vabbè, è una passione che seguo da anni, e credo che sia importante far conoscere
al mondo degli appassionati, non solo degli appassionati, far capire che si tratta non solo dei piatti di ceramica o delle decorazioni, ma che c'è tutto un altro mondo dietro a questo. Insomma. È la terra, la nostra madre. Esatto, è la terra, la nostra madre, ed è una materia di pace, veramente un materiale, la materia prima della pace, perché con la terra non si possono fare armi, no? Sarà un avvio di stagione davvero positivo per la Riviera Romagnola, lo dice un'indagine di Trademark Italia, secondo la quale il ponte del 2 giugno porterà in dote circa 1,5 milioni di turisti fra comacchi e cattoliche, un tasso medio di occupazione camere del 90% in 2200 hotel, nei campeggi e negli appartamenti turistici. Il giro d'affari stimato è di circa 45 milioni di euro tra ricettivo, trasporti, ristorazione, entertainment e shopping. E sempre restando nel campo del turismo, delle iniziative promozionali e delle iniziative che possono portare turisti nella nostra zona, ricordiamo che Mirabilandia, il grande parco divertimenti alle porte di Ravenna, si è arricchito di una nuova attrazione destinata a riscuotere immediato successo. Si tratta di Grosso Guaio Stunt City, uno stunt show adrenalinico realizzato in collaborazione con il brand Hot Wheels, vale a dire le celebri macchinine, il giro della morte più alto del mondo mai eseguito in un parco divertimenti. I piloti, sospesi a testa in giù ad oltre 15 metri di altezza, lanciano le loro Hot Wheels lungo uno spettacolare tracciato. L'inaugurazione è avvenuta sabato, e allora vediamo queste suggestive e incredibili immagini descritte dalle parole del nuovo direttore del parco. L'inaugurazione è andata molto, molto bene, siamo stati assistiti da buon tempo. Proprio così sabato scorso abbiamo inaugurato il Grosso Guaio Stunt City, che nasce da una collaborazione con Mattel attraverso Hot Wheels, e prevede lo spettacolo in sé, riproduce la storia di Hot Wheels, quindi dei piloti buoni contro i piloti cattivi, quindi con una serie proprio di con una gag, uno storyboard dedicato, e poi termina con il giro della morte, effettuato con un loop alto 18 metri, più grosso al mondo, e una macchina attrezzata proprio che fa un giro a 360 gradi, una cosa super spettacolare. Siamo prudentemente positivi, quando il tempo ci aiuta, sempre diciamo in questi due mesi di apertura abbiamo sempre performato molto bene dal punto di vista dei visitatori, per cui pensiamo che il trend continui per il periodo estivo. Certamente uno spettacolo, uno show unico al mondo, quindi già dalla prima inaugurazione con circa 2500 visitatori presenti è stata di fortissimo impatto. Passiamo ora allo sport, in particolar modo al tennis. Per il quarto anno di fila Sara Errani approda ai quarti di finale degli internazionali di Francia, la Roland Garros, battendo la tedesca Görges, numero 72 al mondo, protagonista nel turno precedente dell'eliminazione di Caroline Wozniacki, quinta favorita del seeding. La Errani si è imposta col punteggio di 6-2-6-2. Per la romagnola, numero 17 del mondo, si aprono ora interessanti prospettive nel torneo parigino, dal momento che con la sconfitta della Sharapova sono state eliminate tutte le semifinaliste della scorsa edizione. Ed ora diamo un'occhiata a quello che è successo nel campionato nazionale di A2 maschile con il CT Mass e con la sua rubrica. Quinta vittoria in altrettante partite per il CT Massa Lombarda, che con un turno d'anticipo si è garantito il primo posto nel girone 3 del campionato nazionale a squadre di A2 maschile e l'accesso diretto alla finale playoff in programma il 21 e 28 giugno. Massesi ispirati e convincenti contro Padova, costretto subito alla resa. Sentiamo il commento del presidente Fulvio Campomori. Ieri è andato tutto secondo pronostico, ha filato tutto, quindi tutto liscio, anche gli incontri al numero 2 che vedevano Eras Sidorenko, che era, poteva essere una partita incerta, si è risolta in maniera favorevole per noi. Eras ha giocato bene contro un avversario
scorbutico, che comunque ha avuto nel primo set diverse occasioni importanti. E Sidorenko ha comunque un'esperienza, è stato anche 140 ATP, quindi sapevamo che era un giocatore difficile, ecco, giocare con lui. L'altro incontro che poteva essere equilibrato era il terzo singolare, quello che vedeva Julian con Garbin, però anche questo si è risolto bene, quindi è andato, come dico, tutto bene. Questo ci permette di giudicarci con una giornata di anticipo il vertice del girone, e niente, a questo punto diventa una formalità andare a Cagliari, una partita che magari ha poco da dire, che comunque dobbiamo onorare. Arrivando prima il girone abbiamo la sosta del 14 giugno, da cui poi dovrà scaturire la nostra avversaria, che salterà fuori tra la seconda del secondo girone e la terza del primo girone. Quindi in questo momento ci fermiamo, i ragazzi così si possono dedicare al loro programma tornei, e comunque ci siamo detti tutti di trovarci, insomma, concentrati e carichi per il 21 di giugno, per provare a far subito risultato, ecco, il 21. Ed ora, come sempre con la collaborazione del Servizio Meteorologico Alpe dell'Emilia Romagna, diamo un'occhiata al tempo per la giornata di domani e di mercoledì. La presenza di una vasta area anticiclonica sul bacino del Mediterraneo determinerà condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione per tutta la settimana. Domani e mercoledì dunque saranno giornate all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso e del caldo, con temperature in aumento fino a 17-18 gradi le minime, tra 26 e 30 gradi le massime. I venti saranno deboli a prevalente regime di brezza, il mare sarà calmo. Si chiude qui questa edizione del telegiornale, io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon 2 giugno, l'appuntamento col telegiornale torna mercoledì 3 sempre alle ore 20, ed ora vi lascio in compagnia della 13ª giornata dell'economia della Camera di Commercio di Ravenna.